Buongiorno Bibiana Ferrari, bellissimo nome di questo amministratore delegato di Relight, che è un'azienda che recupera i RAE. Bibiana, cosa vuol dire recuperare i RAE? RAE è innanzitutto un acronimo e sta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Recuperare vuol dire trasformare un problema in una opportunità, quindi in sostanza nel nostro impianto, che tra l'altro fa parte di un gruppo, il gruppo TRI, presente in Italia con altri 5 impianti collocati in tutto il territorio nazionale. Ecco, dicevo appunto, nel nostro impianto arrivano questi rifiuti elettronici e noi diamo ai materiali di cui sono fatti una seconda, una terza e magari anche una quarta vita, questo nell'ottica dell'economia circolare. Il pianeta ha delle risorse da mettere a disposizione, ma poiché la crescita demografica, tutti lo vediamo costantemente, è sempre più in aumento, ecco che la strada del riciclo e del recupero non è più una scelta, ma diventa un obbligo per il nostro sistema mondo. Certo, Bibiana, proviamo a fare il viaggio ipotetico che fa un elettrodomestico che voi recuperate quando non lo utilizziamo più. Noi lo portiamo, lo conferiamo in un luogo, nel luogo adatto e poi cosa succede? Allora, questo viaggio incomincia appunto con un atto importante che è quello del cittadino di portare il suo rifiuto in un luogo deputato alla raccolta, che possono essere o le piattaforme ecologiche comunali o i punti vendita dove gli elettrodomestici vengono venduti come nuovi. A quel punto il vecchio, supponiamo, facciamo il caso del televisore. Il televisore perché? Perché c'è un passaggio generazionale dal vecchio tubo catodico agli schermi piatti, quindi forse un esempio calzante per far capire ai nostri spettatori questa avventura in cosa si sostanzia. Allora, questo supponiamo appunto televisore viene portato al nostro impianto e lì viene innanzitutto categorizzato, quindi se è un televisore con un tubo catodico oppure uno schermo piatto. A seconda della tecnologia viene avviato un processo di trattamento. Quindi il processo di trattamento in che cosa consiste? Consiste innanzitutto nello smontaggio di tutta la parte esterna. Quindi vengono tolti le scocche di plastica, vengono tolti gli altoparlanti, vengono tolte le schede elettroniche, la cavetteria e tutto quello che sta a contorno del televisore. Poi, nel caso in cui sia un televisore a tubo catodico, il processo di trattamento viene applicato appunto al tubo catodico. Quindi questo tubo che viene tagliato da una speciale macchina con delle lame e i nostri operatori sono in grado a quel punto di rimuovere la componente inquinante, perché all'interno del tubo catodico ci sono delle sostanze che sono adese all'interno dello schermo e che devono essere rimosse. Quindi i nostri operatori provvedono a fare questa operazione di rimozione delle polveri fluorescenti all'interno dello schermo e poi a questo punto i due vetri di cui è composto il tubo catodico vengono anch'essi messi a disposizione per il riciclo. Ecco, considerate che fatto 100 il peso di un televisore a tubo catodico, nel nostro impianto siamo in grado di garantire una possibilità di riciclo, di recupero del 95% dei materiali di cui il televisore è composto. Quindi un buon esempio di economia circolare. Ecco, voi avete a che fare anche con quelli che si chiamano i critical raw material. Cosa sono? Allora, questa domanda mi piace molto perché innanzitutto i critical raw material sono, come dice la parola stessa,
i materiali critici, le materie seconde critiche, ovvero perché critiche? Perché c'è una scarsità di approvvigionamento di queste sostanze, ma l'industria elettronica ne ha bisogno per tutta una serie di processi fisici che avvengono all'interno degli apparecchi elettrici e elettronici. Quindi queste sostanze, critical raw materials, sono stati elencati dalla Commissione in uno specifico elenco, appunto, una specifica lista, e sono dei materiali estremamente strategici. Quindi, al di là del concetto di recuperare in termini di quantità, ecco che adesso l'attenzione del mondo del riciclo si sta spostando verso la qualità di ciò che recuperiamo. Quindi diciamo che ferro, plastica, alluminio, quelli che sono gli elementi che tutti conosciamo e che vengono riciclati in grande quantità, sono sicuramente importanti, ma altrettanto lo sono degli elementi presenti in quantità decisamente inferiore, a volte anche in tracce, ma che sono estremamente preziosi perché ce ne sono pochi e quindi il riciclo di nuovo è una strada obbligata. Elenchiamoli, proviamo a elencarli bene. Hanno dei nomi fantastici, Critical Raw Material, perché andiamo nella tavola periodica degli elementi che chi ha fatto appunto il liceo e ha reminiscenze di chimica ricorderà, appunto la tavola periodica degli elementi, e andiamo nella zona, per esempio, delle terre rare o tipo elementi tipo il gadolinio, il lantanio, l'ittrio, l'europio, il terbio. Sono nomi che quasi un po' evocano Giulio Verne, 20.000 leghe sotto i mari, però appunto sono nomi di elementi poco conosciuti, scarsi, ma la cui importanza è estremamente strategica, sia da un punto di vista di economico, di sistema, ma anche da un punto di vista politico, perché potersene approvvigionare dal riciclo rende uno Stato o comunque anche un continente come l'Europa indipendente rispetto all'approvvigionamento da altri paesi tipo la Cina che hanno a disposizione miniere di questi materiali. Certo, ecco, e allora nel nostro televisore che avevamo portato e smontato, cosa ci abbiamo trovato come critical raw material? Per esempio l'ittrio. L'ittrio è presente nelle polveri fluorescenti dei televisori a tubo catodico, oppure l'indio è presente nello schermo dei flat panel, degli schermi piatti, cioè dei televisori piatti. Quindi c'è un valore non tanto in termini economici, quanto proprio in termini strategici di sistema paese nel recupero dei RAEE. Certo. Viviana, mi rendo conto che voi fate veramente un lavoro fondamentale per la società. Però accanto a voi, e noi li sosteniamo molto, ci sono anche i restarter, cioè tutto quel movimento che ripara i prodotti, tenta prima di ripararli per poi dire se proprio non ce lo si fa più, portiamoli conferiamoli ad aziende come voi. Ecco, voi cosa ne pensate di questi restarter e come li aiutate, se li aiutate? Allora, l'iniziativa Restarter è un'ottima iniziativa che caldeggio e condivido assolutamente. Il tema vero alla base del riutilizzo sia del bene, apparecchiatura nella sua interezza, sia della parte, la componentistica, sta nel corpus normativo che governa il nostro paese. Allora, la distinzione tra bene e rifiuto è ancora un grigio. Quindi tutto quello che ricade sotto la denominazione di rifiuto deve seguire un determinato iter legislativo, peraltro anche molto forte, molto stringente dal punto di vista delle pene, nel caso in cui vengano compiuti degli illeciti. Quindi se tu non tratti un rifiuto o non segui il percorso che la norma prevede pedissequamente, non hai una sanzione amministrativa, ma c'è addirittura il penale. Quindi
Quindi ecco che quando noi ritiriamo chiamiamolo un oggetto, perché tanto per farla semplice, che viene classificato come rifiuto, per noi in questo momento, essendoci ancora un vacuum legislativo che non ha ancora definito questi due mondi, risulta difficile farlo ritornare ad essere un bene. Noi dobbiamo continuare amministrativamente a fargli seguire la strada del rifiuto. Per cui, finché non ci sarà una chiarezza legislativa in questo senso, e noi per primi, noi riciclatori per primi caldeggiamo questa soluzione da un punto di vista normativo, perché rende più facile anche per noi lavorare, i due mondi faranno un po' fatica a collaborare. Bene, bene. Credo che sia molto interessante tutta l'intervista, ma soprattutto questo aspetto perché lo sottolineeremo non solo al convegno di fine anno che organizziamo, ma anche alle autorità competenti. Viviana, grazie mille, buon lavoro e a presto. Grazie a voi e buona giornata.